buonasera a tutti. Ecco, dopo 30 anni Positano News segue questa manifestazione che sta crescendo sempre. Positano sta offrendo tanto turismo ma anche tanta cultura. Sindaco, questa sera Mare sulle culture con grossi nomi è la scienza e anche un grosso premio internazionale. Come ti senti ad affrontare questo momento, finalmente pure la pandemia? Ho detto già nei giorni scorsi, viviamo un momento di grande ripartenza, di questo ovviamente siamo enormemente soddisfatti. Questa sera tra l'altro sono particolarmente contento perché inauguriamo la 30ª edizione di una delle manifestazioni letterarie Mare sulle culture più longeve, credo, della storia italiana, oltre che di Positano. Quindi oggi per me è un grande onore, una manifestazione che dura 30 anni, ma dura 30 anni perché chiaramente alle spalle ci sono persone competenti, capaci di organizzare e di realizzare un evento così importante, ma anche una città che ci crede, una città che investe nella cultura, e l'evento di questa sera è una grande testimonianza. Un evento di grande valore scientifico che abbiamo sentito. Un evento di grande valore scientifico, una rassegna che chiaramente si rinnova di anno in anno, anche se a 30 anni è sempre attuale. Quest'anno, ecco, il filo conduttore molto interessante è quello del tempo, il tempo della meraviglia, un tempo che effettivamente rappresenta il connubio tra la manifestazione e la città, che è un connubio di gente che fa sì che questa sera, insomma, sia una poi abbiamo sentito, fra gli intervistati, anche fra le persone del pubblico che sono di un certo livello, che hanno apprezzato molto Positano, perché Positano è una città più bella e più pulita. Ecco, nonostante tutto, nonostante l'afflusso che stiamo avendo, che in qualche modo si chiama Positano, è un presupposto necessario per far sì, ecco, che Positano possa essere la città che è, e perché, insomma, per fare turismo di un certo livello occorre offrire servizi di qualità, e quindi io, insieme a tutta l'amministrazione che ho l'onore di rappresentare, siamo a lavori quotidianamente per garantire questo, altrimenti non si potrebbe fare diversamente. Poi ci saranno anche altre manifestazioni. Quest'anno abbiamo due anniversari in tutto. Abbiamo l'anniversario di Positano Mare sulle culture che fa 30 anni, ma abbiamo anche la celebrazione dell'anniversario del Positano Premio alla Danza dell'Il Massin, che quest'anno compierà 50 anni, quindi sarà un grande evento, si ritornerà sulla spiaggia, ritorneranno i più grandi danzatori sulla scena internazionale a ballare sulla nostra spiaggia, e per noi sarà veramente una grande serata e un grande onore per tutta la città. Grazie, grazie Sindaco, e buonasera a tutti.